Questa sera al Festival del Cinema di Castel Volturno sbarca un film che io ho rincorso per un anno praticamente. L'anno scorso doveva venire, non ha potuto venire, non è arrivato, ci siamo telefonati io e il film ovviamente. E quest'anno finalmente abbiamo Piano Piano di Nicola Prosatore. E siccome il povero Nicola è a letto malato, guarisci presto Nicola tesoro, abbiamo qui il protagonista del film che è Antonio De Matteo. Piacere, grazie per averci ospitato a nome anche di tutti gli altri. Allora, Antonio è un volto noto, ma diciamo che a prescindere dall'ultimo exploit, che sicuramente poi ne parliamo, ma lui è un attore di lunga carriera. Questo film, che cosa è successo con questo film? È successo un normalissimo provino come tanti altri progetti. E sono entrato nella stanza, ho trovato ad accogliermi la bravissima e geniale Antonia Truppo, che è anche co-sceneggiatrice, che co-produttrice e collega nel film, e questo personaggio che non conoscevo, che era Nicola Prosatore, molto apparentemente distaccato, però anche un po' con un fare molto simpatico. Ma nel momento in cui abbiamo cominciato a chiacchierare 2 secondi e poi entrare nel vivo del provino, io me ne sono innamorato, perché era proprio uno schumitz napoletano che si è divertito molto e poi ho scoperto a farmi divertire tanto e farmi rinnamorare ancora di più di questo mestiere. Questa cosa qui è molto bella, anche perché tu hai un passato. Come nasci? Allora, io nasco al liceo scientifico di Caserta, durante un'occupazione, scopro di avere questo amore per la recitazione, spinto da una professoressa di francese che non faceva parte della mia classe, perché era durante un'occupazione, lei si propose di fare il teatro, e quindi mi fece innamorare, mi disse vai, ce l'hai, vai, e io purtroppo le credetti, e quindi ho cominciato a fare questa carriera.